Maggio 2023. Ehi, scopriamone alcune. Quarta parte dell'indagine sul libro Nient'altro che la verità, dopo la terza qua in alto. Indagheremo come la Chiesa utilizza abitualmente l'espressione esercizio del munus. Indagheremo anche come la Chiesa utilizza la parola ministerium anche come sinonimo dell'espressione esercizio del munus. Vedremo che Benedetto XVI nella Declaratio ha utilizzato la parola munus secondo l'espressione esercizio del munus. Per cui, quando un papa in un documento utilizza l'espressione esercizio del munus e la parola ministerium, e i cardinali, specialmente il canonista Bertone, non assegnano ad esse innanzitutto il significato che il codice di diritto canonico e che la tradizione della Chiesa le assegna, ma assegnano loro quello che presumono essere state le intenzioni di Benedetto XVI, allora stanno fuorviando i fedeli e il mondo dalla realtà. Ripartiamo dallo schema delle quattro definizioni. Fino a questo punto, qua in alto a sinistra, era stato tratteggiato lo schema delle quattro definizioni fondamentali della Chiesa ed era stata indagata, qua in alto a sinistra, la definizione dell'ufficio ecclesiastico, del possesso del munus, attraverso un documento del Concilio Vaticano II e il canone 145 del Codice di Diritto Canonico. Ora indagheremo le altre tre definizioni. Per quanto riguarda il libro Nient'altro che la verità, siamo rimasti sempre allo stesso punto, utilizzando due sinonimi, triamunera, ha privilegiato il concetto di ministerium. La novità è che nella parte precedente era stata evidenziata l'assurdità di queste affermazioni verso il Concilio Vaticano II, perché il Vaticano II aveva utilizzato la parola munus soprattutto per istituire una nuova definizione degli uffici ecclesiastici, che sono il fondamento burocratico della Chiesa. In questa parte, invece, evidenziamo l'assurdità di queste stesse affermazioni verso Benedetto XVI. Vedremo come è stata utilizzata la parola munus nella Declaratio e inizieremo anche a vedere come è stata utilizzata la parola ministerium. Con i risultati di questo schema si può aggiungere anche la storia del canonista Bertone. Ma nessuno di noi, neanche il canonista Bertone, ritenne possibili equivoci reali. C'è munus, c'è l'esercizio del munus e c'è ministerium come esercizio del munus. Il concetto di esercizio del munus è stato incontrato per la prima volta nell'indagine precedente, nella definizione dell'ufficio ecclesiastico data dal canone 145. L'ufficio ecclesiastico è qualunque incarico costituito stabilmente per disposizione divina o ecclesiastica da esercitarsi per un fine spirituale. In latino, officium ecclesiasticum est quod libet munus, eccetera, eccetera, in finem spiritualem exercendum. Ossia, il canone specifica chiaramente che l'officium ecclesiasticum è un munus, un incarico da
esercitare. Non è una medaglia da possedere, ma è un incarico pratico verso gli altri, sia intellettuale sia manuale. Con questo canone possiamo mettere qua in alto a sinistra il possesso dell'officium munus e in alto a destra il munus exerceo, l'esercizio del munus. Ora vediamo un esempio molto particolare dei documenti del Vaticano II che collega l'espressione esercizio del munus alla parola ministerium. Il documento è il Presbyterorum Ordinis, che al numero 6 tratta dell'esercizio del munus di Cristo. Se c'è l'esercizio del munus, vuol dire che prima c'è il possesso del munus. Nel caso di Cristo, il munus non è un incarico della Chiesa, non è un ufficio ecclesiastico, ma è una funzione, un compito affidatogli dal Padre, i famosi tria munera, re, sacerdote, profeta. Inoltre, il documento tratta del ministerium, del ruolo di presbitero sacerdote, ed associa chiaramente la parola ministerium all'espressione esercizio del munus. Il verso è questo. Qua abbiamo l'esercizio del munus di Cristo e qua il ministerium del presbitero sacerdote. Vediamo questo numero 6. Allora, il soggetto della frase sono i presbiteri. Esercitando la funzione di Cristo, capo e pastore, per la parte di autorità che spetta loro, i presbiteri, che cosa devono fare? In nome del Vescovo riuniscono la famiglia di Dio come fraternità viva e unita e la conducono al Padre per mezzo di Cristo nello Spirito Santo. Questa è l'attività da svolgere. Come viene definita nel caso del presbitero? Per questo ministero. Così come per le altre funzioni viene conferita al presbitero, che sarebbe il sacerdote, una potestà spirituale attraverso l'ordinazione presbiterale, che è appunto concessa ai fini della edificazione. Dunque, l'esercitando la funzione di Cristo viene definita ministero. Vediamola in latino. Munus Christi exercentes, l'esercizio del munus di Cristo, presbiteri ad hoc haute ministerium exercendum. Dunque, presbitero deve esercitare questo ministerium, che corrisponde all'esercizio del munus di Cristo. Ok, in un'unica schermata sia la versione in latino sia la traduzione in italiano. Quindi, l'attività esercitando la funzione di Cristo, e in latino munus Christi exercentes, è il ministerium, ministero del presbitero. Ossia, il documento indica, dato che Gesù non è più fisicamente sulla terra, ossia che lui non può più esercitare direttamente il suo munus di re, sacerdote e profeta, allora è il presbitero, sacerdote, nel caso di questo documento, che effettua il proprio ministerium servizio presso gli uomini, il quale consiste
nell'esercizio del munus di Cristo al suo posto. Perché la Chiesa ha usato la parola ministerium? Perché questo esercizio del munus di Cristo è il presbitero ad effettuarlo, anziché Cristo, che è il titolare del munus. Pertanto, quando a predicare, esorcizzare e guarire era Cristo, titolare diretto del munus, queste attività si definiscono esercizio del munus. Munus Christi exercio. Così come quando Gesù tornerà sulla terra, tutto ciò che compirà sarà un esercizio diretto del suo munus, un esercizio del munus di Cristo da parte di Cristo. Invece, quando è il presbitero ad effettuare la stessa attività di Cristo, allora si definisce esercizio del ministerium del presbitero. Ad hoc autem ministerium exercendum. Ma adesso riassumiamo tutto più esattamente. Lo schema completo delle quattro definizioni. Con queste informazioni completiamo lo schema. In alto avevamo già individuato le definizioni di ufficio munus ecclesiastico, come il parroco, il viceparroco, il vicario, il cardinalato, il romano pontefice e tanti altri. E la definizione di esercizio del munus. Ora in più abbiamo anche l'esempio maggiore di Cristo. Inoltre, ora, sempre a destra, ma in basso, in posizione subalterna, come derivazione dall'esercizio del munus di Cristo, abbiamo la definizione dell'attività di ministerium, la quale è l'attività del ministro sacro, che è colui che ha ricevuto uno dei tre gradi del ministero sacro, o il diaconato, o il presbiterato, o l'episcopato. Ministero sacro è una definizione che deriva in vario modo proprio dal latino ministerium, ministerio, minister, e indica il servo incaricato per un servizio sacro. Dunque facciamo l'esempio di Don Mario. Un sacerdote è ministro sacro e, quando amministra i sacramenti ai fedeli, sta effettuando un ministerium. Lo stesso sacerdote Don Mario può anche aver ricevuto dal vescovo l'ufficio ecclesiastico di viceparroco, per cui possiede il munus di viceparroco. È viceparroco. In questo caso, ogni volta che compie un'attività come viceparroco, preparare un manifesto, riordinare la sagrestia, organizzare la festa del patrono, allora sta esercitando il munus dell'ufficio di viceparroco. E la questione munus e ministerium? Come si ricava, non è proprio possibile alcun collegamento tra ministerium e possesso del munus. Il ministerium non è il munus. Il ministerium è un servizio, è un fare qualcosa. Il munus è un incarico che si possiede, è un avere qualcosa. Nel modo comune di parlare è un essere qualcosa, essere papa. Ministerium e munus non sono sinonimi. Che cosa hanno fatto i furbacchioni di Nient'altro che la verità,
che si nascondono dietro a Gaswein? Prima hanno accennato alla sinonimia. In realtà Benedetto volle semplicemente comunicare in uno stile elegante la rinuncia utilizzando due sinonimi. Poi, subito dopo, l'hanno attribuita alla mentalità teologica di Benedetto XVI. Forse un papa canonista avrebbe utilizzato unicamente munus, ma Benedetto, essendo di formazione un teologo, mise anche in questo caso in campo la propria competenza, eccetera, eccetera. Coi triamunera, i padri della Chiesa, il catechismo del Concilio di Trento, parole a casaccio. Dei flatus vocis alla Guglielmo di Ockham. Ecco, invece, Benedetto XVI ha utilizzato sia la parola munus sia la parola ministerium proprio da canonista. Munus e ministerium nella declaratio secondo Benedetto XVI. Ci siamo. L'associazione del documento del Vaticano II della parola ministerium all'esercizio del munus è utile sia per leggere la declaratio secondo la tradizione della Chiesa, come i cardinali avrebbero dovuto presentarla al mondo, sia per comprendere come Benedetto XVI abbia seguito questa stessa tradizione. Infatti, all'inizio della declaratio, le due volte che ha usato la parola munus, lo ha fatto proprio secondo l'espressione esercizio del munus, non di possesso del munus o possesso del ministero. Successivamente, le tre volte che ha utilizzato la parola ministerium, Benedetto XVI si è ancora riferito all'espressione esercizio del munus, precisamente della parte dell'attività del Romano Pontefice riguardanti le opere e le parole. Ma questo lo vedremo in dettaglio nella serie delle indagini sulla declaratio. Infatti, da Vatican.va, nella declaratio, in latino e in italiano, la prima volta che si incontra la parola munus è munus petrinum eque administrandum, che traducono proprio esercitare in modo adeguato il ministero petrino. No, ministero è errato, l'ufficio petrinum. Quindi, esercizio del munus. La seconda volta che si incontra la parola munus è hoc munus secundum suam essentiam eccetera ex sequi debere, che traducono questo ministero, no, ufficio, per la sua essenza spirituale eccetera, deve essere compiuto, ossia deve essere praticato. Esercitato, appunto, esercizio del munus. Dunque, anche quando Benedetto XVI ha utilizzato la parola munus ufficio, non ha mai inteso il possesso del munus ufficio. Il possesso non l'ha mai messo in discussione. La presenza dell'espressione esercizio del munus nel codice di diritto canonico e, pertanto, nella cultura dei veri ecclesiastici. Chiudiamo con alcune conferme del concetto di esercizio del munus presenti nel codice di diritto canonico. Ancora il caso di Cristo. Ricordando che nel suo caso si preferisce la traduzione della parola munus con la parola funzione, richiamando un incarico assegnato dal padre. Canone 834, sezione 1. Munus sanctificandi,
Jesu Christi muneris sacerdotalis exercitatio. È presente. In italiano, l'esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo. Poi, passiamo avanti. Di nuovo il caso del Papa. Nella parte precedente era stato visto il canone 331, che descrive il munus del Romano Pontefice, ossia l'autorità sulla Chiesa universale che un Papa legittimo possiede e che esercita. Ora però il codice di diritto canonico, sempre per il Romano Pontefice, in un altro canone utilizza anche l'espressione di esercizio del munus. Canone 334. In eius munere exercendo, Romano Pontifici presto sunt episcopi, eccetera. In italiano è nell'esercizio del suo ufficio, il Romano Pontefice è assistito dai vescovi. Ta 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 ta. Ci siamo. Quando il libro Nient'altro che la verità scrive di Benedetto XVI che per lui la parola munus era stata un'applicazione del Concilio Vaticano II con l'obiettivo di spiegare più precisamente il concetto dei tria munera, cioè la partecipazione di tutti i fedeli, eccetera, è ora evidente che questa affermazione è solo un depistaggio per cercare di legittimare il conclave del 2013. Infatti, dati il canone 331 e il canone 334, è sicuro che Benedetto XVI abbia semplicemente ripreso il concetto di esercizio del munus presente in essi, perché poi doveva dichiarare la rinuncia proprio a questo esercizio del munus. Precisamente, la rinuncia a quella parte del munus che lui ha definito ministerium. Quella parte delle opere e delle parole. Perché attraverso questa rinuncia parziale all'esercizio istituiva per se stesso il cosiddetto papato emerito. Ossia, il Papa che non esercita più il munus delle opere e delle parole, ma continua a esercitare solo il munus della sofferenza e della preghiera. Ma questi argomenti li indagheremo meglio nella serie di indagini sulla Declaratio. Oltre al canone 334, la conferma dell'esistenza dell'espressione di esercizio del munus associata al Papa e soprattutto della sua conoscenza da parte dei cardinali del 2005, tutti, e di quelli del 2013 al conclave, si trova anche nella Universi Dominici Gregis, il documento che regola l'elezione del Papa. Questo documento prescrive, al numero 53, un giuramento per tutti i cardinali che dice: «Promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo che chiunque di noi per divina disposizione sia eletto Romano Pontefice si impegnerà a svolgere fedelmente il munus petrinum di pastore della Chiesa universale». L'espressione è presente. Interessante poi che nella traduzione italiana sia stata mantenuta la definizione latina di munus petrinum. In latino è «it promittimus, eccetera,
eum munus petrinum pastoris ecclesiae, eccetera, executurum. Munus executurum. Esercizio del munus. Caso dei diaconi e dei presbiteri detentori anche di un ufficio ecclesiastico. Canone 282, sezione 1. Clerici, eccetera, eserciti ecclesiastici uffici, che in italiano è tradotto i chierici, eccetera, dell'esercizio di un ufficio ecclesiastico. Visto? Oppure caso del vescovo. Canone 381, sezione 1. Episcopo diocesano, eccetera, exercitium eius muneris, che tradotto diventa: compete al vescovo diocesano l'esercizio del suo ufficio pastorale. Riassumendo, si conferma, si straconferma come nella cultura della Chiesa al concetto di ufficio è automaticamente associata anche l'espressione di esercizio dell'ufficio, utilizzata anche da Benedetto XVI nella Declaratio, due volte in modo esplicito e tre volte in modo indiretto, attraverso la parola ministerium. E pertanto si può affermare che questa espressione è ordinariamente conosciuta da almeno il 20% dei canonisti e dei professori di diritto canonico. Certamente conosciuta dagli autori di Nient'altro che la Verità, che si nascondono dietro a Gasbain. E soprattutto è conosciuta dall'ex segretario di Stato di Benedetto XVI, dato che è il famigerato canonista Bertone, citato dal libro. E pertanto tutte le forzature del libro Nient'altro che la Verità dimostrano solo la volontà di legittimare a tutti i costi presso i fedeli e gli uomini di tutto il mondo il conclave del 2013, perché evidentemente legittimo non è. Nella prossima indagine di questa serie vedremo meglio il concetto di ministerium nel codice di diritto canonico, col significato di servizio verso qualcuno o qualcosa, e le tre volte che Benedetto XVI l'ha utilizzato nella Declaratio. Indagatori, ci vediamo!